arriviamo alle medie, alle superiori, già ci troviamo di fronte ad una serie di problematiche molto 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 più alte. Ma queste, quindi, come abbiamo 7 onorevoli persone che ieri erano seduti a questi tavoli e oggi ci rappresentano in un'istituzione come la Regione, noi dobbiamo assolutamente pretendere da loro di fare un progetto che parte dalla Regione Campania che si occupa di disabilità all'interno di ogni ordine e grado di scuola, perché è dalla scuola che si crea la società. Dopo possiamo cercare di fare qualsiasi cosa, però è la scuola che crea il cittadino. Quindi per questo è la questione della didattica in inclusiva. Quindi sì, pure questa cosa. Perché da settembre. Cerco di fare il segretario, penso. Visto che volevo pure far intervenire Fabio, che ha segnalato, diciamo, sempre tra i vari temi. Fabio, dici quello là della lista e anche quello là del che abbiamo visto del portale attuale. Il portale, come tanti altri servizi che la regione la gestisce, diciamo, qualcosa che è nato e l'ha stato. Non è stato sviluppato, non è stato implementato. Facendo stare la tecnologia che è stata utilizzata. Quindi il portale è fermo. È fermo. Non è proprio. Ha fatto vedere il gennaio. Da come è nato? Così è. Dal 2012. Quando è inaugurato? Prima ci deve capire che fondi sono stati utilizzati per realizzare questo lavoro. Ovviamente ci deve essere una gestione qui. Quindi, anche se è cambiato adesso outdoor, ma che è venuto con lui, ma infatti i sospiri sono perché non si no, ma poi c'è solo un'area che è come strada, diciamo, ormai non è per una scoperta, diciamo. Se no avremmo le basi per andare a capire. No, figurati. Dove rimano questi? Se fai la castigo che mi chiedono. Ma chi è? Perché io che ho il tavolo di facilmente alle notizie. Tu sei, scusami, io non te ne voglio prenotare. Io devo fare il favore. Allora, ecco che non può essere. Ma poi che io dico sempre che il diritto non è un favore. E capire come nascono queste cose e perché non funzionano. Quindi partire da validità, da chi la finanza, segue questa gestione. Quindi sono persone tecniche, quindi tutto questo dovrebbe essere contattato e vedere perché questo momento. A noi non interessa neanche chi ci lavora, noi ci interessa il servizio. Che sia funzionale. Se non funziona, queste persone hanno motivo di esistere, quindi c'è proprio. Siete insegnati? Sì. Siete insegnati? Conoscete la lingua? La lingua è cessa. Non so se la chiamo, qualcuno la conosce, pensa che no, io non ce l'ho ancora. No, no, noi sinceramente a Bosco Tecnico l'abbiamo in tutte le. No, mi mancano solo due classi, la mia e quella della mia collega. Noi l'abbiamo in tutte. È una tecnologia stupenda, è favoloso. Se viene utilizzato, se viene anche formato. Sì, il docente, ovviamente. Vorrei sapere però. La lingua è la lavagna interattiva multimediale. Per il progetto della disabilità è importante. C'è un software, quasi sempre fornito dalla Regione, che ti permette di scriverci sopra, di appuntare, di sentire l'audio, la scuola del libro. Diverse modalità. Tante cose che sono il discorso proprio didattico e inclusivo. E come ha detto Teresa, ci sta una differenza salendo di grado. Io sono con le secondarie di grado, per ora più tecnici, professionali. Tu insegni pure tu? Ho fatto rappresentante, anche adesso non sono elettronico, però ho fatto rappresentante. Per le lingue? No, per me non. Però ha vissuto la storia. Però diciamo, la casa in cui rappresentavo, non faccio più. Per la fine, forniva un software con tanto. L'implementazione che io docente la scuola, se lo vuole utilizzare, potrebbe trarre tantissime soluzioni, però quello che hanno dato è una mancanza di collegamenti. A volte mi sono trovato per colare dentro un corridoio. Aspetta, ci darò stava la cappiana di una lavagna, però la vedo spiegare la rete. Stava la lavagna, allora ho pittato dentro un corridoio.
No, è solo la lavanda. Vabbè, ma questo è il minimo che produce anche di te. Dobbiamo andare a vedere. Visto anche molte volte che proprio buttate senza la scuola secondaria che spreco, mamma mia, ragazzi, perché non lo sanno proprio utilizzare. Molte volte per non spendere i soldi e fare l'implementazione dei libri scolastici seguono solo più di 10 anni. Dico di 10 anni fa non c'è l'implementazione software, perché ovviamente la casa editrice investe sui libri degli ultimi anni. Non ti puoi investire. Vabbè, qua andiamo ancora su un altro business, diciamo, di tipo delle case editrici. No, aspetta, non è un business delle case editrici, perché con la legge che adesso c'è, un libro prima era soltanto un foglio di carta assegnato a sé. No, con la legge adesso c'è, deve essere fatto libro, piattaforma software, discorso interattivo, discorso multimediale, tutti i corredi quella che sono con la didattica inclusiva e quant'altro. Quindi un libro che ti costava 10, adesso una casa editrice ti costa 20, 30, 40. Chiedere a loro, se adesso il budget sono diminuiti e quant'altro, di implementare un libro che c'ha 10 anni fa, quindi anche una didattica che non con le mappe testuali, non moderne. Esatto, diciamo, è controproducente, sì, sì. E diciamo, può essere anche non utile. Ok, la didattica si è modernizzata molto, quindi sì. Che scuola lavori? Ma non di prendere. Faccio una domanda personale. Non può parlare. Prima di parlare, pensa. Bastia. Vogliamo far presentare il... Mi chiamo Gaetano Di Stasio e sono un sostenitore non dell'ultimo anno, infatti. E mi interessa moltissimo questo alunno perché sono presidente del consiglio di istituto della scuola di Motivi. Mio figlio è un portatore di handicap grave e vivo quindi di conseguenza direttamente questa problematica ormai da 17 anni, quindi tutte le scuole fino adesso alla scuola bene. Tra l'altro io mi occupo di riabilitazione, sono un podologo, quindi di conseguenza mi confronto tutti i giorni con tutta una serie di problematiche collegate alla riabilitazione. Io volevo portare un piccolo contributo, non so se questo è il momento, se c'è una lista. No, stiamo andando a ruota libera. Allora io vi presento un paio di argomentazioni che potrebbero essere, diciamo, interessantissime. Un liceo artistico. Centro storico, bravo, proprio alle spalle del uno dei problemi grossi che viviamo un pochino tutti, soprattutto dai ragazzi come disabili o come genitori dei ragazzi infatti, è il fatto che ben scritto all'interno di una raccomandazione votata dai nostri, che portava al termine nella commissione permanente sulla scuola, proprio il 14 luglio scorso, quindi neanche l'anno, sul discorso della continuità di lavoro. Cosa essenziale che i ragazzi molto spesso, per esempio, soprattutto quando accettano un docente che ha voglia di lavorare, soprattutto un docente che entra nei dettagli della problematica dei ragazzi, ha una necessità di continuare a seguire i ragazzi negli anni affinché possa seguire ovviamente un percorso e una programmazione. Questa programmazione, questo percorso molto spesso viene interrotto, un po' come la tela di Venere che si fa e si rifà ogni anno, perché obiettivamente la sensibilità da parte del provveditorato, adesso si chiama più così, però per capirci, non c'è, praticamente vengono quelli che i docenti che non hanno un ruolo, vengono in realtà spostati sulla base un pochino dei precari, sulla base di una dinamica che non è ben comprensibile. In realtà molto spesso questi docenti vorrebbero restare, la scuola non li vuole mandare, è chiaro che se il docente non vuole restare o se il preside, il direttore, non li vuole più, ovviamente non c'è possibilità di fare una presenza. Ma molto spesso cambiano semplicemente per una dinamica un po' strana.
sarebbe opportuno in qualche modo riuscire a recuperare questi documenti importantissimi. C'è una parentesi da aprire, perché dopo la qua l'apriamo, l'apriamo. È un problema importante. Perché? Io la posso... Perché ci agganciamo a questo punto, sì. E poi tu saremo proprio pochi secondi. Allora, va bene, va bene, va oltre a quello che pensate tu. C'ero a morte anche con i docenti. Perché? E con i precari e non solo i precari, con la classe docente. Perché anche quando si doveva manifestare contro il Jobs Act, non l'hanno fatto e quindi poi non saranno assunti come dovrebbero essere. Così come tutta la società, ognuno pensa che il problema è dell'altro. Allora, quando facevano questo... Non pensa che risolvibile. Adesso il gioco, sai, non ha fatto nient'altro che rovinare ancora di più il modello di contrattazione e quindi di assunzione dei docenti. E questa è la... Adesso no, diranno noi ne assumeremo, eccetera, eccetera. Però io penso che qua abbiamo le nostre, dovremmo fare autocritica anche in questo, molto, ma proprio di tutta la società civile. E gli insegnanti per prima, perché poi sono quelli che dovrebbero dare cultura, essere più informati. Qua c'è molto, diciamo. Voi l'insegnante. Allora, lei conclude. Rispetto al primo concetto che secondo me è proprio centrale, io addirittura ti parlerei di una continuità educativa che elimina le barriere di ordine e grado della scuola, perché se tu sei preparato come insegnante di sostegno, io ho lasciato il sostegno, stanca di non risolvere niente, perché se tu fai un buon lavoro e poi questo buon lavoro dopo 5 anni di scuola primaria ti viene distrutto dalla scuola media, neanche per incompetenza, ma perché il primo anno che non lo conosci, perché non c'è una reale continuità che non è stata risolta assolutamente con questi istituti comprensivi che hanno pensato non a una questione didattica ma a una questione di salvare il pre-turno che doveva perdere la situazione, oppure ridurre i dirigenti, quindi, però se uno è preparato sul sostegno, ha superato degli esami e si è specializzato, perché non deve seguire un alunno dalla scuola materna alla scuola superiore? In quel caso, dopo un ciclo di istruzione completo, tu puoi pensare seriamente di poter garantire a quel ragazzo una ripresa che può andare dal 60%, dal 70%, dall'80%, in alcuni casi anche del 100%, perché si crea un legame, anche perché chi insegna, o insegna l'italiano alle scuole elementari, o lo insegna alle scuole medie, o lo insegna alle superiori, oggi siamo tutti laureati, oggi resta un 10% di insegnanti non laureati, che tra poco andranno via, e con una buona politica di pensionamento, diciamo, fatta ad opera d'arte, li metti tutti a casa, perché ci sono tanti docenti che se ne vogliono andare per tutte le finestre possibili, che sono stanchi. Il lavoro dell'insegnante è un lavoro usurante, quindi è inutile, quindi perché concepire il prepensionamento per il poliziotto e non concepirlo per l'insegnante? Poi tu puoi scegliere. Io posso scegliere di lavorare fino a 70 anni. Ci disperdiamo. No, però per dire che se detto segna proposta di legge, perché secondo me in una buona riforma della scuola, che spero che un giorno possa mettere in campo il Movimento 5 Stelle, questo è un tema fondamentale, cioè la continuità didattica per la disabilità che abbatte le barriere di ogni ordine e grado di istruzione. Tu come studi per fare insegnanti italiani, di matematica, di scienze? Studi per fare l'insegnante di sostegno e accompagni quel bambino nella fase di crescita scolastica educativa permanente. Se vogliamo, io sono una cosa rapidissima. Cioè, allora, io penso che, diciamo, quello che deve essere l'output di questo gruppo, ovviamente, diciamo così, poi avallato dalle persone che stanno in questo regionale, quello di produrre quella che può essere una piattaforma programmatica. Spiego meglio. Quando io anni fa, diciamo, nel primo momento in cui sono andato, probabilmente a cominciare a dividersi, sono andato a chiedere ai vari banchi di scusate, io che sono ignorante, che penso sarà vitale per la prima. Qual è la posizione? 2013, qual è la posizione del movimento disabilità? Tutto quanto mi hanno guardato, con la sanità per tutti, questo è il terapia, una specificità non c'è, diciamo. Non è che come se io volessi fare la formula della
Io penso che prima era per tutti, dopo era per pochi, poi no, che facciamo state lavoro a però cioè, io penso uno degli obiettivi nostri magari questo poi dopo di questo tavolo con le specifiche peculiarità, voi che state sulla scuola, che è un argomento che io non conosco, loro che sono ingegneri, per esempio le parecchie elettroniche, io che faccio altre cose di altre ancora specializzazioni, sarà quello di far sì e di produrre poi dopo a chi sta tra virgolette sopra di noi, anche perché diciamo, non è proprio un'organizzazione certifica, e poi sottoporre come output una piattaforma. Nel momento in cui una persona che sta come me due anni e mezzo fa si avvicina ad un banchetto e dice scusate, noi facciamo, abbiamo una piattaforma, quali sono le rivendicazioni del Movimento 5 Stelle? Ci sarà un punto 1, 2, 3, 4 e 5 sulla scuola, sulla vita indipendente, eccetera, eccetera. Poi tutte le discussioni che vogliamo fare le possiamo sviscerare punto per punto, però non dobbiamo perdere di vista quello che deve essere l'obiettivo e quello di avere una volontà appunto di un tra virgolette programma. E poi è chiaro che non è che quello che decidiamo noi qua sarà la legge, sarà noi faremo delle proposte, però iniziamo un percorso almeno, non perdiamo diciamo di vista quello che deve essere l'obiettivo che deve uscire da qua, che in questo momento siamo tra virgolette la base che si deve essere l'argomento, certo. Quindi dire ok, le proposte del movimento sulla disabilità sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo le dobbiamo sviscerare a settembre una volta alla settimana. Una volta le mettiamo in ordine, le mettiamo in ordine, facciamo le proposte, le votiamo pure, i consiglieri regionali, poi ci chiamiamo i deputati, poi ci chiamiamo i senatori e creiamo anche il programma politico per i comunali. Esatto. Di chiunque ma poi anche un altro quello che è di perché interesse chi si candiderà, nazionale. Mi detto che deve stare in questo tavolo, sarà in qualche altro tavolo, non sa proprio niente di quello che abbiamo fatto noi. E dovrà esprimersi su questa cosa, ci abbiamo pensato noi. Gli obiettivi e le proposte di interesse nazionale chiameremo come parte del progetto che abbiamo pensato voce della Camera e del Senato, la regione viceversa per la regione, e poi diamo la parola a lui. Noi tre siamo 30 secondi ancora perché noi dobbiamo poi un po' tacere, mi sembra arrabbiato, fa indignare perché penso che in realtà gli strumenti ci sono. Ora, per carità, potremmo fare la richiesta di un disegno di legge piuttosto che altro, però obiettivamente questa risoluzione della settima commissione permanente d'iniziativa della Conterra che parla proprio della necessità che nelle scuole italiane ci sia la continuità didattica, è uno strumento che già esiste, che è stato approvato il 3 luglio 2014 al Senato della Repubblica, alla 17esima, come si chiama questa? Risoluzione della settima commissione permanente, documento numero 32, approvato il 31 luglio 2014, iniziativa della senatrice Serra. Nostra? Che è nostra, sì. Che è stato ampiamente approvato con l'aiuto. C'è tanto di delibere e tutto? No, più che delibere, è una raccomandazione. È stata approvata. Una risoluzione. Però non è stato approvato come. È una risoluzione, non è stato inserito in DL. No, è un orientamento. Non è niente. È un orientamento al quale è chiaro che per l'aspetto penale. Il direttore del DRU dell'USR. Non è detto che si debba, però è un orientamento, una risoluzione che con gli strumenti legislativi, legiferativi regionali può essere eventualmente, o non dico imposto, ma in qualche modo sostenuto, perché se è vero che questo è un aspetto, questo potrebbe essere elemento di sostegno a un aspetto che noi ci stiamo inventando in tema, ma che è ampiamente conosciuto come un'essenzialità della scuola e che a oggi non è utilizzato in base, se non ma ti devo venire un attimo in aiuto. Perfetto. Per una cosa solamente, poiché noi l'altra volta era il 19 giugno quando ci siamo incontrati, abbiamo parlato che poi dobbiamo fare un ritorno, un feedback su questa posizione, quella della legalità, perché se non facciamo un attimo il riferimento alla legalità, perché noi diciamo sempre tutte queste cose, noi abbiamo già delle leggi che sono ottime, già di per sé, tipo quello del tema, tipo la 104 e altre tante altre cose. Il problema è farle rispettare, quindi anche va bene questa risoluzione della settima commissione e così via, vanno tutte bene, però diciamo che noi allo stato attuale, poi che questa è una cosa avvenire, facciamo applicare quello, perché se noi facessimo già applicare per esempio la legge FEBA
Ha visto tutti i comuni della Campania, ma sai cosa avremmo qui? Che avremmo risolto, sai quanti... E la legge 104, cioè noi vi faccio un esempio, cioè... È una delle migliori... Perché in molti paesi stanno ancora in scuole speciali, quando esatto, perciò dico, allora, il problema era di legalità. La legge 104. Il problema è come ci ponevamo l'altra volta, e come far rispettare... Quelle che, le norme che già ci sono. Ritornando alla legge 104, cioè tu mi dai il sostegno ad un in base ai posti, no? Allora tu stabilisci una scuola ci sono 10 disabili, il USR per risparmiare ti manda 5 insegnanti di sostegno, perché per una logica fanno capo ad un insegnante per due. Non è così, perché nel momento in cui tu riconosci il sostegno riconosci il diritto allo studio, quindi riconosci la possibilità per quel bambino di di accedere praticamente allo stesso grado di preparazione di un bambino tra virgolette normodotato, per cui deve essere seguito per quante ore scolastiche frequenta, 40 ore se tempo pieno, 27 ore se tempo normale, 30 ore in alcune situazioni che la primaria di primo, cioè la secondaria di primo grado. Ora, che cosa succede? Che quando il genitore, che non lo sa, questa è la cosa più drammatica, fa ricorso al TAR, e per questo mi serviva l'avvocato qua praticamente, gli viene concessa la copertura totale delle ore. Allora, se viene concessa dal TAR, che è un ordine giudiziario, voglio dire, perché rispetta, fa rispettare le leggi, perché non dare direttamente agli insegnanti e invece aspettare che i genitori fanno ricorso al TAR ogni anno? Perché non è nemmeno che tu lo fai un anno e ti dura... Scusami, però in questo, poiché parlavamo di legalità, in questo noi ci dobbiamo attivare veramente e fare fiato sul collo a tutti, fare in modo che noi dalla base facciamo qualcosa che si possa, diciamo, che possa diventare evidente, questo fiato sul collo deve essere veramente fiato sul collo, che si rispettino le leggi che già abbiamo, in tutti i modi possibili, cioè, perché qua è un problema di legalità, legalità cioè la legge che è legge però magari non è manco giusto, che non è giusto perché poi non viene applicato in questo senso. Con la città metropolitana, adesso dal 1 settembre, quando scatta l'assistenza scolastica, siccome la città metropolitana teoricamente c'è, cioè, un ente pubblico, non si sa che con la vecchia provincia competevano, diciamo così, l'argomento delle scuole eccetera eccetera, adesso dal 1 settembre non si sa le competenze sulla scuola, la città metropolitana non so. Però dico, io parlo di un problema proprio di base, quelle delle, cioè le strade, i comuni, gli uffici pubblici, le scuole devono avere adottato il piano centro. Sì o no? E se non l'hanno adottato, noi dobbiamo fare certo, praticamente e quindi cominciamo a dire, cominciamo a fare, perché se noi stiamo, cominciamo già da questo. Induciamo a vedere, poi avranno paura, perché questi sono gli stessi, non hanno paura. Induciamo tutti i mezzi, quelli che sono le informazioni, i genitori, i disabili, noi stessi, tutti, e facciamo questa operazione qua. Che se no, perché poi se le leggi ci sono e non vengono rispettate, è la base di dare modernità. C'era anche una domanda che ti faccio, cioè, in questa cosa che dicevi tu, no? Quindi una volta coinvolto le scuole, come so, cioè di creare delle iniziative che... Ecco, di manifestazione, di qualcosa di forte, andiamo su, no, diciamo sotto la regione, cioè, sotto il TAR, sotto il comune di Napoli, le persone, se no è diventato, se no diventa un lavoro, dai un lavoro, la dai in mano a poi lui lo va a presentare, viene da esprimere e basta, finisce, mangia la vada coscienza. Invece se uno si fa delle iniziative che fanno pressione sul, allora devi una lotta, esatto. Non parte anche i diritti, si ottengono con le loro, cioè, non so se questa cosa secondo me è fondamentale, perché se la vai a accompagnare con le proposte, con lo studio e tutto, tu forse qualcosina riesci a ottenere, perché magari, e ci vuole anche questa parte, secondo me sì, però la parte più importante è quella di fare rispettare, per fare rispettare.
devi portare e ci deve essere tutto, deve essere trasparente, deve essere tutto messo online, devono esserci, no, la cosa che non c'è lì, che non funziona la piattaforma, non deve funzionare, non è così, quindi andremo lì, perché insieme tutti quanti, certo, vengono, non beh, andiamo solo noi insieme ai genitori, andiamo lì, perché non funziona, andiamo a fare un setting rispetto a questo. Non so se siete... No, ma è così, giusto, per dare la valenza, altrimenti poi rimane... Una protesta. Sì. Perché poi questo è il compito poi. Fa capire alle persone che hanno bisogno di un input di danno, però devono essere anche loro a partecipare, perché se no... perché se poi non partecipano, allora... cioè non siamo il primo la prima persona che si sono No, no. Quindi secondo me l'intento deve essere, ma l'intento è proprio quello, Antonio, cioè di coinvolgere comunque anche persone, sì, ma con la non strettamente legate a cioè se qui se lotti riesce forse a ottenere qualcosa, un minimo, perché le istituzioni sono costrette ad ascoltare. Ma è sempre stato così, se ci muoviamo solo nella burocrazia la rimane, anche perché oggi siamo all'opposizione, quindi diciamo che i risultati allora dall'opposizione, se noi riusciamo a coinvolgere veramente la gente a fare delle pressioni tanto fisica, diciamo, sicuramente è più facile che qualcosa riusciamo ad ottenere. Ma io personalmente è rimasto, io non inconcepibile, per esempio, il fatto tuo di quella legge che è rimasta, non so se hanno sbagliato il nome, il futuro, l'accompagnamento, poi quando te l'hanno rinviato? Ma è mai possibile che una persona che non c'è un qualcosa che corregge immediatamente un intervento d'urgenza legislativo per queste problematiche? Questo è uno schifo proprio che io non posso accettare in una società. Ma questo rientra un po' nella dinamica del risparmio, perché anche la vita. No, però noi non accettiamo, cioè lui no, io non possiamo accettare, devi capire il problema, devi capire anche che cosa stanno provando a fare, perché in questo modo ma non puoi capire perché ci sono i fondi e loro devono togliere gli sprechi e devono finalizzare i fondi. Ma se io do la rivedibilità a un bambino che ha un handicap grave, ma dicevo, ma può guarire mai? Allora, perché l'ha già fatto? E perciò dobbiamo cambiare queste cose. Vanno cambiate. L'altro aspetto fondamentale è che obiettivamente i presidi, ma che fa la nipotina una signora? Ah, quella nipote, devi stare bene, perché se capita c'è la giornata in un comune, può cambiare il vino, facendo cose, corre il rischio che tutto mi viene mandato. Tutta una procedura. Bisogna avere, lo sai perfettamente, ma lo so perfettamente anch'io, perché con start e plantare in convenzione, è una guerra, deve fare il progetto. Deve fare il preventivo, poi deve andare all'ASA ad autorizzare. E questo deve essere tolto, dobbiamo lottare per questo, ragazzi. Cioè, questo. Tu un presidio, scarpo, plantare, porte di rotella, cruccio, nulla. Ed è una follia. E questo ce lo diciamo tutti singolarmente. Diciamo unire e dirlo con proteste tutti insieme, che non vada. Perché bisogna. Ma noi abbiamo uno strumento, noi regioni, abbiamo un certo numero di ragazzi che sono i nostri, quindi là dobbiamo ovviamente ragionare. Questo deve essere già legge nazionale questo, ragazzi.